Buonasera, siamo con Buonasera Leonardo D'Agostino dell'Associazione Liberi Imprenditori. E D'Agostino, di che cosa si occupa la vostra associazione? Sì, grazie per avermi invitato, buonasera a tutti voi all'ascolto. Sono l'avvocato Gennaro D'Agostino della ASLIM Italy, l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani che tutela cittadini e imprese contro abusi di potere, mala giustizia, ma in particolare dagli abusi del fisco a carico, a danno dei contribuenti. Noi stiamo sul punto, diciamo, siamo molto impegnati perché da un paio di anni abbiamo iniziato una class action penale, cioè abbiamo depositato oltre 200 querele al momento attuale in tutte le procure della Repubblica Italiana affinché vengano sanzionati penalmente le violazioni della legge che commettono, gli abusi di potere che commettono le agenzie delle entrate riscossive. Quindi agite su tutto il territorio nazionale, non soltanto nel Meridione. Sì, noi abbiamo infatti comunque come sede, abbiamo 44 sedi in Italia e 4 anche all'estero, tra cui la Francia e la Germania, cioè siamo una realtà già ben diffusa, insomma. Stiamo cercando di farci conoscere sempre di più, ovviamente perché la visibilità mediatica è molto importante, specialmente nell'attuale sistema, diciamo, se non si è sui mass media in un certo modo, insomma, non è che non si riesce tanto, bisogna essere costanti, ecco, anche nella presenza per quanto riguarda i social media, ecco, come chiamarli, insomma. Anche questo è molto importante. Quindi voi avete un sito, immagino. Sì, il sito si chiama www.aslimitaly.it che insieme al profilo Facebook, che è ASLIM Italy, consente di partecipare alla raccolta firme contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti e per poter, diciamo, addivenire alla pace fiscale, che tra l'altro è già iniziato, perché il nuovo governo ha iniziato ad attuare una mini pace fiscale per il momento. Insomma. Quindi voi lo considerate un provvedimento positivo? Sì, un passo avanti verso, diciamo, la riforma che poi ci sarà, diciamo, da qui a breve, anche la riforma fiscale, diciamo, vera e propria. Ecco, questa è la fase preliminare per poter addivenire ad una pace fiscale completa, globale, ad una riforma fiscale globale. Quindi per il momento ci sono, i parametri che hanno iniziato a indicare sono positivi, perché ecco, è una mini pace fiscale vera e propria. Quindi fino a cartelle esattoriali, fino a 1000 euro, vengono cancellate totalmente. Quindi vengono proprio rottamate, cancellate completamente. Per un importo da 1000 a 3000 euro ci sarà un saldo estralcio, cioè si pagherà il 50% dell'importo che ti sarebbe dovuto pagare, quindi si paga la metà dell'importo dovuto, con una rateizzazione però, diciamo, spalmata in 5 anni, ecco, dilazionata in 5 anni, quindi si hanno 5 anni di tempo per poter pagare questo 50%. Il debito viene ridotto del 50%, quindi questo già è molto importante, viene dimezzato. E poi in 5 anni si dà la possibilità di pagare, le rate di questo 50%, insomma. Oltre invece, questo fino da 1000 a 3000 euro. Invece oltre i 3.000 euro ci sarà la rottamazione, cioè si paga l'importo totale dell'imposta, scontata però di sanzioni e interessi, e viene aggiunto solo un 5% forfettario, però anche qui spalmato in 5 anni. Cioè si hanno 5 anni di tempo per poter pagare l'importo delle bollette più questo 5%, però vengono, tolti le sanzioni e gli interessi. Ecco, comunque, ecco, è un primo inizio, una mini pace fiscale, che comunque è prodromica alla riforma fiscale completa, quindi che attualmente il fisco è persecutore, in particolare nei confronti delle imprese, delle aziende, che pagano, come da statistiche ufficiali, tra il 42 e il 43% di tasse allo Stato, quindi c'è quasi la metà di quello che guadagnano gli imprenditori devono versarlo in tasse. Così dell'altra associazione, per l'Alionus, molto brevemente, se mi è consentito, l'associazione medico-scientifica che tutela persone affette anche da disabilità o da altre gravi patologie, come le varie forme di sclerosi, insomma, anche molto gravi e invalidanti.
noi qui abbiamo, anche qui ci sono due esempi virtuosi da sottoporre all'attenzione degli, diciamo, degli ascoltatori. A Osimo, in provincia di Ancona, c'è un micro biscottificio che si chiama Frolla, che ha creato un iter di inserimento lavorativo per disabili, cioè assume disabili. È un micro biscottificio che assume solo disabili, cioè non ha altro, un personale, diciamo, normodotato, ha un personale che ha affetto da disabilità, perché era un sogno dei due, diciamo, dei due soci che hanno creato questo micro biscottificio. Dice: noi avevamo in animo di offrire una possibilità di lavoro, diciamo, concreto a persone affette da disabilità. Poi c'è anche un'altra iniziativa molto encomiabile, un'iniziativa di una associazione Onlus come la nostra, come Ali Onlus, che si chiama L'Abilità, e ha creato, il progetto si chiama Piccole Case. È un centro di riabilitazione per bambini autistici, quindi i bambini che hanno il disturbo dello spettro autistico, quindi hanno problemi di relazionarsi con gli altri, tendono ad isolarsi. Loro hanno creato un centro di riabilitazione, diciamo, in cui li curano, li assistono. Poi c'è anche qualche altro aspetto negativo su cui però noi abbiamo preso posizione, abbiamo depositato anche un esposto all'autorità giudiziaria penale sulla chiusura purtroppo del reparto riservato ai malati terminali al Cardarelli di Napoli, l'ospedale Cardarelli, che è il maggior ospedale del centro-sud, e hanno cancellato dal piano regionale questo reparto, e questi malati terminali che hanno da 3 a 6 mesi di vita, pensate, hanno dovuto, diciamo, essere assistiti presso gli hospice, che sono case di cura private convenzionate. Per concludere, ecco, vorrei invitare chi ha problemi di carattere economico, in particolare col fisco, a contattare la ASL Italy, così come chi ha problemi di carattere sanitario a contattare la Aliolos a questi numeri di telefono: 346 373 0900, oppure 331 82 65 363, che sono i numeri del presidente, che è il dottor Cucci Alessandro, per tutte e due le associazioni, ASLIM Italy e Ali Onlus. Ci sono due numeri fissi, lo 0823 48 40 43, 0823 80 51 80. Poi ci sono i due siti, vi invito a connettervi al sito www.aslimitaly.it, oppure al profilo Facebook ASLIM Italy, e aderite alla raccolta firme contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti, rispondendo sì alla semplice domanda: vuoi la pace fiscale o un fisco più equo? Poi volevo invitare chi all'ascolto ha problemi di carattere sanitario a connettersi al sito della Aliolus, che è fondazionemedicali.it. Ritengo di aver concluso, se non hai altre domande. Ti ringrazio per avermi invitato e saluto e ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto. Arrivederci e buon lavoro, allora. Grazie altrettanto, buona serata.